Una grande conferma quella del riconoscimento anche per quest'anno alla scuola Padalino di Fano del lavoro continuo e costante sui ragazzi per la loro formazione ecologica che con il lavoro e la progettualità messa in campo anche per il 2018 ha portato a questa mattina la consegna della bandiera verde alla presenza di una rappresentanza degli studenti e del corpo docente. Ricevere il riconoscimento EcoSchool è un privilegio della scuola, ma è un onore per tutta la città perché significa che i nostri figli, quelli che stiamo educando, che stiamo formando a scuola, diventano anche cittadini o comunque confermano di essere cittadini quando escono per le strade, quando si divertono, e lei sa cosa voglio dire nel termine si divertono, perché divertirsi significa anche ricordarsi che si consegna la bandiera di EcoSchool a quelle scuole che formano, non soltanto istruiscono. Una triplice celebrazione questa mattina nell'aula magna dell'istituto, dato che altri due momenti salienti della vita dell'istituto sono stati suggellati: una nuova biblioteca ed il compleanno dello stesso istituto. Ulteriore evento è l'inaugurazione della biblioteca scolastica, che è stata ristrutturata grazie al contributo dell'amministrazione comunale per accogliere i libri che abbiamo e anche quelli che avremo. Libri che, tra i quali abbiamo anche i materiali di studio del dottor Giovanni Padalino. Un percorso, quello che ha portato alla costanza di questo riconoscimento, che trova le sue radici anche nell'amministrazione comunale, da tempo impegnata sul fronte ambientale e che componente attiva assieme ad ASED del Comitato Ecologista che sottintende questa iniziativa a livello nazionale. In una città come la nostra, in cui sono stati raggiunti risultati importanti, ad esempio sulla raccolta differenziata oltre il 70%, va riconosciuto che merito anche dell'opera di sensibilizzazione che in questi anni proprio le scuole sono riusciti a creare.